Ciao ragazzi, guardate cos'è arrivato, lo OnePlus 5. Chi di voi guarda i miei video molto probabilmente saprà che fino adesso usavo questo, lo OnePlus One, uno dei telefoni migliori che io abbia mai avuto. È fantastico per quanto riguarda le performance, non si è mai bloccato un secondo, io ho messo una ROM cucinata, come si dice, nel settore, e ancora oggi va come le schegge. Sono stato uno dei primi ad averlo, quindi con il sistema degli inviti ho dovuto aspettare tantissimi giorni per averlo, una faticaccia per chi sa di cosa sto parlando, ma adesso volevo un telefono che facesse delle foto bene, perché quello lì non le faceva affatto belle, le foto facevano veramente schifo, mi sfigurava anche rispetto al mio vecchio Nokia. Nonostante tutti mi dicessero, se vuoi fare le foto belle con il cellulare prenditi un iPhone 7 oppure prenditi un Samsung S7 S8, io cosa ho fatto? Ho aspettato lo OnePlus 5, eccolo qua con la sua doppia fotocamera che sembra un po' un iPhone 7. Effettivamente sembra un iPhone 7. Ma a noi non ci interessa questa cosa qua. Io ho voluto provare a fare delle foto con questo cellulare e compararle non con l'S8 oppure con l'iPhone 7, ma bensì l'ho voluto paragonare alla macchina fotografica con cui sto facendo questo video adesso, ovvero la A7 R2. Una delle mirrorless a sensore full frame più potente che esista sul mercato. Quindi un sensore da oltre 40 megapixel full frame, come quello lì in cui state guardando questo video, contro due sensori, uno a 16 e uno a 20 megapixel. Che tra l'altro tutti i sensori qui in questa stanza sono Sony, cioè nel senso questo è Sony, questo è Sony, questo è Sony, quello è Sony. Sulla carta dovrebbe vincere questo perché ha 1, 2, 3 sensori Sony e quella ne ha solo uno. Funziona così, no? Ho impostato la modalità Pro, quella professionista, che mi ha permesso di scattare in modalità RAW e le ho post-prodotte all'interno di Snapseed, quindi Lightroom, Snapseed, Lightroom, Snapseed. Voi ora dovete dirmi, vi faccio vedere le foto, non vi dico con cosa sono state scattate. Per vedere con cosa sono state scattate dovete andare sul mio sito, sulla mia pagina di Facebook, dove metterò i risultati di questo test. Voi dovete scoprire se le foto che vedete adesso sono state scattate con la Sony o con il OnePlus 5.